Dicevamo con Michelangelo, palline autografate per metterle sull'albero, i bambini insomma stanno impazzendo per questa cosa, una bella iniziativa stamattina. Molto, a me come tutti i miei compagni fa molto piacere prendere queste iniziative, essere invitati a questi eventi. Comunque l'anno scorso non ne abbiamo fatti tanti, abbiamo fatto solo uno prima di Natale. A noi fa piacere veramente, perché poi fai felici tanti bambini che comunque vedono magari i loro idoli, i loro fan, tipo Canutè, di Gaudio, non dico Silvestri. Quindi è una cosa che fa piacere, filmare e fare fotografie con loro. Però Luigi, mi viene da domandarti, tu sei ormai, non porti la fascia da capitano, però la porti per tutto il pubblico presente. Ecco, che cosa ti stanno dicendo i tifosi in questa bellissima mattinata d'abbraccio? Che cosa ti senti dire? Tu sei il mio vero capitano, dico. No, a parte questo, io so di quello che dicono in giro, a me fa solo piacere, però il capitano per me rimane sempre Sasà, con cui io ho un grandissimo rapporto. Si è capitani pure senza la fascia e spesso l'avete sentito dire questa cosa. E il mio carattere non è mai cambiato dall'anno scorso a quest'anno e penso di averlo sempre dimostrato. Cerco di essere d'esempio per i compagni, magari più deboli caratterialmente, ma qui di deboli non c'è nessuno. E che dire? No, mi fa solo piacere essere così ammirato dai ragazzini, mi fa veramente piacere. Che poi alla fine sono un difensore, però a cui vogliono tanto bene. Ecco, immaginiamo che avete mandato un selfie a Mr. Braglia con i cappellini, è meglio evitarlo. No, perché è meglio evitare perché troppi sorrisi al mister non piacciono. Dobbiamo pensare ora a mantenere questo trend positivo, che è la cosa più importante. Testa alla Vibonese quindi. Sì, perché ora hanno vinto domenica per 2-0 e penso che hanno preso una iniezione di fiducia sicuramente, quindi là troveremo una guerra. Io conosco bene quel campo e è molto duro come campo. Però gli sta bene il cappellino? No, gli sta benissimo, gli dona, devo dire la verità, gli dona. Sto benissimo il cappellino, ma pure se mi mettevano una bandana stavo benissimo. Sta sempre bene. Grazie a Luigi Silvestri, grazie. Emilio gioca nell'Avellino ed è un difensore centrale. Già ho fatto la foto con lui. Già fatto la foto. Però adesso vogliamo un consiglio in diretta ad un difensore centrale, futuro Lupacchiotto. Un consiglio, quasi. Un consiglio sull'ambito calcistico? No, da difensore centrale. Sull'ambito calcistico, sì. Giusto. Migliorare entrambi i piedi, giocare con entrambi i piedi. Io gioco con tutti e due i piedi. E allora non posso darti consigli allora. Destro. Bravissimo, perché così almeno il mister se ti vuole far giocare ti può mettere in qualsiasi ruolo della difesa. Ed è la cosa più importante di tutti quella, giocare sempre, sempre. Infatti il mister mette una volta terzino, una volta difensore, terzino destro, terzino sinistro. Beh, a variare. E di testa come sei? Tu bene, bene. Sei forte di testa? Sì. Benissimo, bello. Gigi, abbiamo il futuro Silvestri. Abbiamo il futuro Silvestri. Grazie mille.